Buongiorno Sud, buon inizio di settimana a tutti. Oggi è lunedì 12 aprile. Il sole sorge in Puglia alle 6.18 e tramonta alle 19.29. In Basilicata sorge sempre alle 6.18 e tramonta alle 19.38. In Molise sorge alle 6.22 e tramonta alle 19.43. La luna sorge alle 5.01 e tramonta alle 17.42. La fase lunare è l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Giuseppe Moscati. Nato a Benevento da una nobile famiglia, il 25 luglio 1880 seguì il padre magistrato prima ad Ancona e poi a Napoli. Laureatosi in medicina a pieni voti, cominciò la carriera medica nell'ospedale partenopeo degli incurabili. Fu medico generoso e si dedicò all'insegnamento e alla ricerca, partecipando a molti congressi scientifici in qualità di relatore. Salvò miracolosamente alcuni malati durante l'eruzione del Vesuvio del 1906. Nel 1921, quando Napoli fu infestata dal colera, si segnalò come primario degli ospedali riuniti per l'efficacia e l'abnegazione che profuse nelle cure dei contagiati. Morì improvvisamente il 12 aprile 1927 a soli 47 anni. È stato beatificato nel 1975 da Papa Paolo VI. Giovanni Paolo II l'ha dichiarato santo il 25 ottobre 1987. Oggi inoltre ricordiamo San Giulio I e San Zeno di Verona. Chi compie gli anni oggi? Auguri al magistrato Francesco Saverio Borrelli, che compie 80 anni, all'imprenditore italiano Flavio Briatore, che compie 60 anni, all'attore cubano Andy Garcia, che ne compie 54, e infine all'attore Luca Argentero, che ne compie 32. Cos'è accaduto il 12 aprile? Nel 1334 la Repubblica Fiorentina nomina Giotto di Bondone capomastro del Duomo e architetto delle fortificazioni. Nel 1970 la squadra di calcio del Cagliari è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Nel 1992 in Francia Marne-la-Vallée apre Euro Disney. E infine nel 2003 in Ungheria referendum per l'adesione all'Unione Europea, partecipa il 45% degli aventi diritto al voto, l'84% dei votanti vota a favore di un ingresso nell'Unione Europea. Oggi alle 21 all'Auditorium Tata di Taranto, la splendida voce di Rosalia de Sousa sarà la straordinaria protagonista dell'appuntamento della 66esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. In tutto il mondo Rosalia de Sousa è sinonimo della migliore tradizione musicale brasiliana riletta in una personalissima chiave moderna, così come magistralmente espresso nell'ultimo CD dell'artista intitolato D'improvviso. Per ammorbidire la carne e renderla anche più gustosa, immergerla un paio d'ore prima di cuocerla in una marinata di aceto o limone a cui avremo aggiunto le erbe aromatiche preferite. Sarà una vera delizia. Ed ora passiamo ai rassegni 12 segni dello zodiaco. Ariete. Tutto andrà per il meglio. Sarete vincenti nel lavoro e in campo sentimentale. Sarete molto ricettivi e reattivi e questo vi consentirà di volgere a vostro favore anche le eventuali difficoltà. Toro, non siete nel pieno della forma, un attimo di respiro concesso al fisico, ritmi di vita regolari per quanto riguarda il cibo e il sonno saranno sicuramente le medicine migliori. Il segno dei Gemelli. Siete nella disposizione d'animo migliore, l'amore vola alto per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single la possibilità di incontri importanti. Cancro, secondo le stelle inseguite obiettivi troppo ambiziosi e fuori dalla vostra portata, oppure vi sentite delusi dal comportamento di una persona che non si è dimostrata particolarmente comprensiva nei vostri riguardi. Leone, vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente. Il lavoro propone agganci e svolte per chi è alla ricerca di una posizione migliore o di un nuovo impiego. Vergine, un lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione che credevate disperata, una soluzione clamorosa che vi porterà anche buoni guadagni. Bilancia.
Attenzione, tutto ciò che ha a che fare con il denaro in comune con gli altri potrebbe scatenare tensioni. Luna e Plutone propongono anche incomprensioni nel rapporto di coppia. E per lo Scorpione si prospetta una giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale. Non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma non vi annoierete. Sagittario, in ambito privato vivrete momenti indimenticabili in amore grazie ad un eros invidiabile e ad un dialogo divertente col partner, inviti da non scartare per i single. Capricorno, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy. Se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi qualche sfizio, ma attenzione al portafogli. Acquario, per voi il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti. Ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Siete su di giri e avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche di trovare nuovi stimoli. E infine Pesci. La luna non vi è molto amica oggi, ma vi dà un buon consiglio. Siate accorti con il denaro, guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. In amore una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili. Ascoltiamo cosa riserva il proverbio del giorno. Il tempo viene per chi lo sa aspettare. Io vi do appuntamento naturalmente a domani mattina, come sempre su Antenna Sud, con il nostro almanacco del giorno, che potete anche rivedere consultando il nostro sito internet www.antennasud.com. Per contattarci invece basta scrivere all'indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci.